secondo me vi sconvolgerà, che è la borsa Chanel di cui mi sono pentita, ed è questa. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, visto che questa tipologia di video vi piace tantissimo, oggi ho deciso di farvene uno nuovo perché ci sono diverse cose di lusso per cui ho speso tantissimo, di cui in realtà mi sono anche pentita tantissimo. Quindi preparatevi ad una mega carrellata, e c'è anche una borsa Chanel che secondo me non vi aspettereste mai di vedere in questo video. Primo acquisto di cui mi sono pentita tantissimo è questa cintura Christian Dior. Ve l'ho menzionata su TikTok. Da quando ho acquistato questa cintura io non l'ho mai messa, se non forse una volta. Non riesco ad abbinarla con nulla. L'avevo presa da indossare con delle camicie lunghe da mettere in vita, però mi sta malissimo. Non lo so, crea delle pieghe sugli abiti che veramente non è flattering, cioè non mi sta bene. Sarà anche un po' la combinazione di colori, essendoci questo panna beige che per me non è assolutamente in palette, anche come colore mi sta male, ma all'epoca non ci avevo pensato, l'ho vista in negozio ed è stato un acquisto di impulso che però appunto non avrei dovuto fare, perché se notate è ancora nuovissima, penso di averla da più di un anno ed appunto è nuova, ancora piatta, perché appunto non l'ho mai utilizzata, sopra uno spreco. E tra l'altro una bellissima fregatura nel frattempo: io ho acquistato questa cintura non appena uscita, proprio fresca, era un ultimissimo arrivo. Nel frattempo però, non so come mai, Dior ha cambiato il modello di questa cintura, cioè continuano a fare questo stesso modello ma le borchiette qui, comunque qualcosina è cambiato nella cintura. Sì, ci hanno aggiunto il logo CD, che però appunto la mia non ha, e tipo non solo non la indosso perché non mi sta bene, ma ho provato a rivenderla e addirittura il sito su cui ho provato, che è appunto un sito dove si vendono solo cose di lusso super sicuro, non me l'ha riconosciuta come originale, perché appunto adesso sul sito questo modello non esiste e c'è solo quello con le iniziali C e D. Però io l'ho acquistata nella boutique Christian Dior di Amsterdam, lo scontrino è tutto, non ho poi provato su altri siti perché mi sono detto ok, la tengo in qualche modo, riuscirò prima o poi ad abbinarla, per adesso però non è ancora successo. Datemi qualche idea voi, se potete, come abbinereste questa cintura, perché io veramente non so più che cosa inventarmi. Poi, altro acquisto di cui mi sono pentita tantissimo ed è un consiglio che voglio dare anche a voi, e vi faccio vedere, questa è la t-shirt Saint Laurent, questa ha il logo con la scritta Saint Laurent, insomma, ma è una t-shirt in cotone che io poi ho anche in nero. Esteticamente questa t-shirt mi piace tantissimo, mi piaceva quando l'ho acquistata e continua a piacermi molto. L'ho acquistata penso 4-5 anni fa. Il problema di questo t-shirt è che dopo qualche lavaggio diventa completamente trasparente, cioè io sono impossibilitata a mettere questa t-shirt perché si vede tutto il reggiseno sotto, anche se metto un reggiseno color carne si vede comunque. Non so se sia colpa del cotone, non ho la più pallida idea perché non mi intendo di tessuti, però posso dirvi che inizialmente non era così, inizialmente la utilizzavo tranquillamente, adesso è diventata appunto completamente trasparente. Non so se in videocamera si riesce a vedere e a capire quanto sia effettivamente trasparente, quanto si veda attraverso, non so, non penso che si veda moltissimo in videocamera, però vi garantisco che qualsiasi reggiseno io ci metta sotto si vede perfettamente, cioè si vede il fiocchetto del reggiseno, qualsiasi dettaglio si vede tutto, e quindi non posso metterla puramente per questo fatto qua. Riesco invece a mettere la versione nera che ho acquistato di questa t-shirt, sono t-shirt che hanno comunque un certo costo e io mi aspettavo di poterla indossare per sempre, cioè fino a quando ha ancora una forma eccetera, pensavo di poterla indossare negli anni che vengono, invece evidentemente non è così, a meno che io non voglia andare in giro appunto con una t-shirt trasparente, ma non è esattamente il mood, il look che voglio avere, ecco. Poi, altra cosa di cui mi sono pentita, e qui non ditemi che me l'avevate detto, non lo voglio sentire anche se è vero, ok?
sono questi mocassini di Gucci. Quando li ho acquistati e ve li ho fatti vedere ormai un po' di tempo fa, mi piacevano un sacco e mi avete scritto tutti: Nicole, sono mocassini da sciura, Nicole, sono mocassini da signora anziana, eccetera. Io pensavo, no, non è vero, assolutamente, sono bellissimi. Poi è andata a finire che li ho indossati un poco e poi niente, non li ho indossati mai più praticamente, perché effettivamente sono un po' da sciura e mi rendo conto che qualsiasi outfit io cerchi di ricreare, appunto, danno un po' quel look, non lo so, da signora, che non è esattamente quello che voglio. E non sono neanche la scarpa più comoda al mondo, devo dire la verità. Questi li avevo presi all'outlet di Gucci, quello vicino 90 di Piave. Era l'ultimo paio disponibile e c'era solo il mio numero, e quindi l'ho presa come un segno del destino. Ho detto, cavolo, devo assolutamente prenderli, questo è un segno dell'universo, eccetera. Quindi li ho presi e appunto adesso stanno là nella scarpiera e non li metto mai. Mi sento un po' meglio a sapere che non li ho pagati a prezzo pieno, perché appunto li ho acquistati in un outlet, quindi scontati. Però effettivamente sarebbe stato meglio prendere un paio di mocassini magari opachi e leggermente diversi, perché appunto questi mi rendo conto adesso che non mi piacciono tantissimo. Poi, allora, secondo me non vi aspettate che io vi faccia vedere questa cosa. È stato un acquisto molto recente in realtà e qui ho sbagliato io. Ho sbagliato io perché ho acquistato questo golfino Louis Vuitton. Questo è meraviglioso, cioè la qualità è veramente indiscutibile, è assolutamente fantastico come maglioncino, morbido, confortevole e molto molto bello. Il problema qual è? Che vederlo addosso ad altre ragazze mi piace, addosso a me secondo me non sta bene a causa dei colori. Sono tutti colori che mi sbattono tantissimo, mi fanno sembrare ancora più bianca di quello che sono e non me lo vedo bene addosso. Adesso ditemi voi, ma non lo sto indossando più praticamente perché non me lo vedo bene addosso. E tipo nei video in cui lo indossavo, mentre li montavo, pensavo, cavolo, non mi sta proprio bene, non mi sta proprio bene. E quindi questa cosa mi ha portato al fatto di non indossarlo più. E c'era una mia amica qui che appunto mi ha chiesto, ma perché non lo metti mai, è così bello? Ed effettivamente è vero, l'ho acquistato, è praticamente nuovo, l'avrò messo 3 volte, quando è che l'ho acquistato? L'anno scorso, se non sbaglio, l'avrò messo, sì e no, 2 o 3 volte, è proprio nuovo, 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 cioè ha ancora la forma praticamente della box in cui era messo, nella box di Louis Vuitton, però sì. Forse sono io che mi sono fissata un po' troppo con l'armocromia, mi sono abituata ad avere tutto colore in palette forse, quindi quando indosso colorazioni che non sono in palette forse mi vedo io peggio di quello che sono in realtà, non lo so, ditemi voi, però ho smesso di indossarla per questi motivi e quindi non posso dire che sia stato un buon acquisto, anzi, perché non la sto sfruttando assolutamente, sta sempre lì nello scaffale, qui nella cabina armadio e non lo metto mai. Poi mi sono pentita moltissimo di aver acquistato questi occhiali Saint Laurent, sono molto molto belli, hanno il logo qui a lato dorato, sono neri ed hanno una forma che onestamente mi sembra mi stia abbastanza bene, ecco, mi piacciono molto, mi piace molto come occhiale, la forma, e ovviamente non si va a discutere la qualità degli occhiali Saint Laurent, sono fantastici. È anche un modello molto richiesto che non si trova facilmente, quindi ero felicissima di averli acquistati. Il problema è che non mi stanno su, sono scomodissimi e non riesco a metterli, cioè se io li metto, ok, non so se si riesce a capire questa cosa ed è anche molto difficile da spiegare, ma praticamente non stanno su, cioè se io mi muovo, tipo se guardo in giù, mi cadono, ok? Ed è una cosa fastidiosissima quando li indossi perché si muovono costantemente, cioè non stanno assolutamente fermi, quindi mi ritrovo a stare tutto il tempo così. Ovviamente non è che vado in giro ad abbassare la testa come in questo momento, ma quando ti muovi, parli eccetera, tendono a cadere. Quindi per questo motivo, da quando li ho acquistati, io non li ho mai potuti indossare. Mi sono ripromessa di andare allo store Saint Laurent a chiedergli in qualche modo di sistemarmeli, perché so che
queste stanghette possono essere piegate leggermente verso il basso qui alla fine, in modo da adattarsi meglio al viso, insomma, e da restare, diciamo, ancorate alle orecchie. Il problema è che in questo caso sono talmente larghe che andrebbero piegate tantissimo queste lastine, ok? E quindi secondo me uno non è possibile, perché questa plastica non mi sembra che si possa piegare, e se non altro non più di tanto quanto servirebbe a me, e poi penso che andrebbe comunque a rovinare l'occhiale, perché sarebbero proprio deformati, cioè non lo so, o sono io che ho una testa piccola, non lo so, ma fatto sta che non riesco assolutamente ad indossarli, e spero che andando allo store possano in qualche modo risolvere questo problema, perché altrimenti devo rivenderli, perché nonostante mi piacciono tantissimo, averli addosso è fastidiosissimo. E poi arriviamo all'ultima cosa di oggi che secondo me vi sconvolgerà, che è la borsa Chanel di cui mi sono pentita, ed è questa Jumbo modello stagionale invernale che ho preso qualche anno fa, e come potete vedere è praticamente nuova perché l'ho indossata pochissimo. Allora, la colorazione, la combinazione di colori mi piace tantissimo di questa borsa, il fatto che è una borsa stagionale che onestamente non riesco ad indossare tanto, è molto particolare, naturalmente va indossata soltanto in inverno, quindi pagare così tanto una borsa che poi posso indossare soltanto in inverno ci starebbe se effettivamente io poi nei mesi freddi la indossassi molto spesso, cosa che non riesco a fare perché non è tanto abbinabile con tutti gli outfit, purtroppo. E mi ricordo che quando ho acquistato questa borsa pensavo non me ne pentirò mai, e mi ricordo ancora che qualcuno nei commenti sotto un video mi aveva scritto: aspettiamo di vedere questa borsa nei video delle cose di cui ti sei pentita, e io tipo mi sono resa conto in questo momento che quella persona aveva ragione, perché effettivamente nonostante continui a piacermi non la indosso abbastanza, e la mia filosofia è che se spendo molto per qualcosa voglio poi sfruttarlo al massimo, deve essere una cosa che effettivamente mi piace e utilizzo molto, e purtroppo non posso dire questa cosa per questa borsa. Quindi ci ho pensato tantissimo se venderla oppure no, perché comunque mi piace, però appunto ci sono quelle cose che dici mi piacciono, ci sono affezionata, ma la utilizzo? No, mai. E quindi penso proprio che la venderò, complice il fatto che io l'ho acquistata qualche anno fa quando questa borsa costava la metà rispetto a quello che costa oggi, quindi andrei anche a guadagnarci un po'. Non ero sicura di volerlo fare, ma penso che la venderò e piuttosto mi compro un modello che effettivamente utilizzo, perché non ha senso. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like mi raccomando, e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Oggi è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video sempre alle 17:30. Io vi auguro un buon weekend e siete pronti per il nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e a lunedì. Ciao.